i servizi. Aspetta un attimo di anni. Da quanti quando ti sei andato? No, riprendi i manifesti. Ma sì, ma la già abbiamo fatto. Quest'altro. 17. Siamo tutti più girati nello stesso modo. Non lo giro. Riprendi pure quello lì, quello della Gazzetta. No. Adesso intervista Claudio, per favore. Claudio, avvicina. Ehi tu! I want you! Dai! La linea. Comincia. Presentati. Che cosa è la tua esperienza pregressa, il tuo punto di vista e soprattutto la tua convinzione, anzi il convincimento meglio ancora, a proposito della illegalità delle leggi degli ultimi 20-30 anni, per la maggior parte fatte contro la Costituzione o contro le leggi internazionali ratificate dall'Italia, e soprattutto in merito alla salute pubblica, all'OSS, e soprattutto alla mancata discussione in Parlamento in questo ultimo anno di questa legge presentata dalla Lorenzin, che andava, era stata confutata ampiamente dalla piazza, dal cittadino, e che in realtà non è mai stata recepita neppure dai grullini e messa in atto, come abbiamo sentito oggi, completamente in maniera travisata. Quindi prego, la tua opinione e il tuo pensiero. Niente, questa raccolta firme è per una legge di iniziativa popolare che vuole una sospensione di questo obbligo vaccinale in età evolutiva, perché secondo noi è profondamente ingiusto, incostituzionale, immorale creare una disparità di trattamento tra bambini, tra un bambini 0-6 anni che perdono il diritto di andare a scuola. Ricordiamoci, la legge Lorenzin riguarda 60 milioni di italiani, perché non è che quelli sopra i 16 anni sono esentati, sono compresi anche loro nelle campagne vaccinali fino a 64 anni. Io oramai sono fuori, diciamo, io me la sono scampata, diciamo, se fossi uno che se ne frega, ma essendo uno che vive la vita sociale intensamente, me ne faccio carico anch'io, capito? Non è fuori nessuno, perché o direttamente, comunque direttamente, perché nelle intenzioni già si vede che ci sono metodi coercitivi, tipo se vuoi rinnovare la patente devi dimostrare di aver vaccinato. No, ne dico un'altra, la dico anche perché l'ho accennata prima appena siamo arrivati. Allora, dal 1 gennaio 2019 tutti gli enti pubblici a qualunque livello, anche i comuni, accetteranno pagamenti solo attraverso la carta digitale, attraverso le carte di debito o di reddito. Quando adesso faremo una denuncia contro i signori, gli facciamo un culo tanto, perché la valuta e la divisa italiana è l'euro, e se paga in euro fruscianti fino al tetto massimo di 1000 euro ad azione, ad operazione, ma fino a 1000 euro si, diciamo, sopra, per le note vicende dell'antiriciclaggio, no, delle paure, no, del lavaggio del denaro, tutte le cazzate che diamo tutte buone, ma che si debba pagare solo e soltanto obbligatoriamente attraverso la carta di credito, questo è illegale, ingiusto, incostituzionale, antidemocratico e così via. È fare un favore enorme alle banche, agli usurai, chiamiamoli col nome proprio, da ogni singola transazione appena eseguita, minimo un euro, metti qualche miliardo di operazioni al giorno e se beccano un miliardo al giorno sti figli di puttana. Quando? Allora, noi abbiamo fatto una bella petizione all'epoca e anche una bella denuncia anche lì, dove abbiamo dimostrato, dati alla mano, che un biglietto da 10.000 lire negli anni 90 faceva 14.000 passeggeri
passaggi di mano prima di andare al macero a costo zero, perché il costo di emissione era 30 centesimi, esattamente come adesso la pubblicazione della la produzione degli euro, ma comunque non aveva debito, essendo la lira di proprietà della Banca d'Italia, pure se c'era un po' di debito, vabbè, sarà troppo lungo a spiegare, ma comunque ogni passaggio era gratuito. No, che adesso la carta di credito qualcosa è gratuita, qualcosa paghi un euro, due, tre, quattro a passaggio, per cui ho fatto un calcolo che praticamente con 100 euro, facendo una media dei costi che c'è di media a passaggio, dopo 67 passaggi i 100 euro non ci stanno più. Bisogna abrogare la legge. Lo dice a me. Vai, vai. Bersani lo proponeva già 10 anni fa nel suo programma elettorale. Certo, andiamo avanti. La moneta elettronica. Sì, però interrogano sulla questione vaccinale. Vai, vai, e beh, era solo una divagazione sul tema delle ingiustizie, no? Dunque, quindi quello che noi riteniamo profondamente ingiusto è questo obbligo vaccinale. Questa disparità di trattamento dei bambini 0-6 che addirittura perdono il diritto ad accedere alla scuola, le sanzioni amministrative e pecuniarie che ci sono, che sono state istituite per gli inadempienti, ma noi riteniamo che sia profondamente ingiusto l'obbligo in sé. Obbligare qualcuno a un trattamento obbligatorio. Sicuro stiamo a cervello, siamo qui. Dovete firmare a cervello. Ma è aperto, perché io già sono rimasto fregato una volta sul cervello per la prima cosa. Al mattino? Sì, al mattino. Al mattino non so bene gli orari, però si possono chiamare. Ma lì a cosa? Dove sta la madre? Alla legnata. Ci sono chissà quanti altri richiesti di corpo. Viene sempre assieme a questo. Seguite. No, ho perso il filo un attimo. Io questa profonda ingiustizia dell'obbligo in sé. Sulla difesa, ognuno deve essere libero di scegliere il trattamento che decide per se stesso e soprattutto per i propri figli. Se io posso decidere me stesso come curarmi col bicarbonato piuttosto che con l'antibiotico, con l'omeopatia piuttosto che con l'aula, per me posso fare, per mio figlio no, non posso scegliere come curare mio figlio. Hanno fatto da poco tempo, è stata approvata la legge sul biotestamento, dove una persona malata può rifiutarsi di curarsi, una persona malata può rifiutare la cura, una persona sana no. Questa è la assurda contraddizione. Assurdo. Costringere un trattamento obbligatorio a una persona sana e quando una persona malata può rifiutare di assicurarsi. Basterebbe questo per capire che ci sono delle contraddizioni enormi in questa legge. E questa è una cosa che noi non accettiamo. È l'obbligo in sé, non i vaccini, ma l'obbligo dei vaccini. Perché anche da me domani mi obbligassero, da domani è obbligatorio prendere l'aspirina, io direi voi siete pazzi, perché io dopo 3 aspirini ho la gastrite, io non posso prendere l'aspirina, magari prendo un Oki che adesso va tanto di moda perché non scopriranno gli effetti secondari, o prima che era l'Aulin che hanno visto quanto faceva male, poi la paracetamolo che pure quello è uscito fuori che spacca le il fegato. Le medicine fanno sempre male. Hanno sempre le contro. Anche tutte i vaccini le fanno medicine male. E nei bugiardini c'è scritto le controindicazioni che ci sono. E non mi si può obbligare a prenderlo. Dico solo questo. Noi non vogliamo l'obbligo, essere liberi di scegliere. Hai finito? Concluso? Sempre grazie e so long. Che dici, Raffaele? So long. Dico che i cittadini italiani in qualche modo devono prendere in mano la situazione. Rischiamo la deriva della democrazia. E allora anche la questione monetaria di cui parlavi, la questione vaccinale e altre norme sempre per limitare la sovranità del popolo. Allora, e i diritti individuali. E i diritti individuali è chiaro, perché se limiti la sovranità del popolo limiti anche il diritto individuale. E noi dobbiamo riprendere in mano la situazione rendendoci attori e partecipi alle dinamiche sociali. È vero che la Repubblica si basa sulla delega e che bisogna votare
per avere... In alcuni momenti bisogna assumersi le proprie responsabilità e riappropriarsi delle deleghe. Esatto, ed è arrivato il momento giusto. E personalmente invito tutti a sostenere il ministro Salvini, che mi sembra l'unica persona coerente, perciò il mio appello è, oltre a rendersi nuovamente partecipi alle varie iniziative, tipo questa raccolta di firme di iniziativa popolare, ma anche sostenere persone che dimostrano una coerenza politica e si impegnano nella difesa dei diritti dei cittadini, soprattutto quelli italiani, soprattutto, stavo dicendo questo, soprattutto difendere gli interessi dell'Italia come nazione, come popolo, come economia, come cultura e tradizione. Grazie. Sempre so long.